Partiamo ora con Soverato. Io direi subito di capire che cosa è successo questa mattina, come lo capiamo, collegandoci in diretta con la nostra sede di Soverato, dalla quale appunto avremo degli ospiti, e tra gli altri anche la nostra Rosy Urso, che credo mi stia già ascoltando. Ciao Rosy, allora racconta quello che è accaduto questa mattina. Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Rosy, allora racconta quello che è accaduto questa mattina. Ciao anche a te, sì, Giuseppe, grazie per la linea. Praticamente intanto correggo quello che hai detto, nel senso che l'amministrazione comunale insomma è già caduta, nel senso che le dimissioni sono state protocollate questa mattina a Palazzo di Città, dimissioni irrevocabili, e quindi di fatto il sindaco è stato sfiduciato con tutta l'amministrazione, è caduto un consiglio comunale. E questa crisi, questa caduta, insomma, apre le porte ad un nuovo commissariamento. Ma prima di entrare proprio nel vivo con gli ospiti, di cui adesso non ti faccio cenno, volevamo mandare un contributo video di pochi minuti che si riferisce a pochissimi mesi fa. E noi intanto lo guardiamo, poi commentiamo, vi presento gli ospiti, ovviamente commentiamo, entriamo nel merito della giornata, di questa giornata campale di oggi, giornata soveratese. Ecco, prego la regia di mandare in onda questo breve filmato. Grazie per essere venuti, credo che oltre che fare piacere a me, fa piacere a tutti vedere le forze giovani e belle di questa città assieme sul palco, e quindi rinnovo il mio invito, lo rinnovo al candidato a sindaco Piero Curatola. Nel momento in cui lui voglia spendersi per questa città anche fattivamente, quindi anche con delle deleghe, soprattutto per le materie che tu mastichi, quelle sono dei fondi europei, da me trovi la più ampia apertura a collaborare, a lavorare assieme. Anche perché poi i meriti e le capacità di Piero come della sua squadra sono indiscussi, indiscutibili, quindi io sarei contento se volesse metterli al servizio della città anche tramite appunto questa amministrazione. Grazie, noi sicuramente faremo la nostra opposizione costruttiva, onesta, leale e inflessibile quando dovrà esserlo. Certo. Grazie a tutti. Applauso grande per Euforia, grazie. Siamo quasi alla fine, sindaco, questa cosa è quasi finita. Io intanto che preparo una persona a salire sul palco, tutti quanti ti hanno fatto delle domande, sai, sul dissesto, sul questo, su quell'altro, i programmi, i progetti, che succede. Io voglio farti una domanda serissima che non ti ha mai fatto nessuno. Ma tu, come stai? Allora, puoi rispondere mia moglie? Abbiamo voluto riproporre questa giornata, questa serata che si è svolta la vittoria della lista Alecci in piazza, la cosiddetta festa dei limoni, in cui era presente anche, abbiamo visto sul palco, Pietro Curatola, che fa parte della minoranza e che è uno dei firmatari, ecco, cadere appunto l'amministrazione comunale. Intanto adesso vi presento gli ospiti. Per cavalleria inizio dall'ospite femminile, insomma do il benvenuto, buonasera a Teresa Pitelli, una collega giornalista. Buonasera Teresa, lei è corrispondente del Garantista e anche sul web, su Soverato Web, in particolar modo ha modo di presentare il mio blog, sì. Infatti il suo blog appunto, che si chiama proprio come te. E poi alla mia destra abbiamo l'ospite proprio che aspettavamo, l'ex ormai vice sindaco del comune di Soverato, Salvatore Riccio, al quale faccio subito una provocazione. Buonasera Salvatore, perché intanto si scherzava prima della diretta, ecco, il metodo Riccio ha colpito ancora. Perché ironia della sorte, abbiamo qui stasera proprio colui il quale nell'aprile del 2013 è stato il fautore proprio della caduta Taverniti, della caduta della giunta Taverniti, e adesso è qui perché appunto parliamo di questa giornata abbastanza difficile per Soverato, in cui si apre appunto una nuova fase di commissariamento, la seconda nel giro di pochissimo tempo, quindi una città che veramente soffre da molto per tutti i problemi che conosciamo, economici, finanziari, una città
che purtroppo si è spenta da tutti i punti di vista, e oggi questa, questa tegola incredibile. Guardi, io sì, effettivamente da cospiratore del 2013 a mediatore, insomma scarso mediatore, perché alla fine non sono riuscito a mediare e a portare a casa il risultato. Tempi diversi, devo essere sincero, rispetto al 2013, tempi diversi, uomini diversi. Ricordo effettivamente il sindaco di allora è stato sfiduciato in quanto si era verificato uno scollamento totale tra, diciamo, l'amministrazione comunale e la collettività, ed è stato in qualche modo, siamo stati costretti a sfiduciare allora il sindaco Taverniti. Oggi invece un atteggiamento incomprensibile da parte dei miei colleghi, a 3 mesi dall'insediamento di un'amministrazione dove ancora effettivamente nessun assessore aveva preso piede nel proprio assessorato, quantomeno contezza del lavoro, ci ritroviamo di nuovo punto e da capo. Sicuramente la città viene fortemente penalizzata, Soverato non merita questo trattamento, anche perché l'azione amministrativa svolta di Alecce è stata, anche se breve, ma decisa e puntuale, per evitare sicuramente la linea del dissesto attraverso l'approvazione del piano di riequilibrio. Secondo me questo è stato anche un grande problema non capito dai colleghi che hanno sfiduciato il sindaco Alecci. Era una grande opportunità per il comune di Soverato. Mi auguro, ripeto, mi auguro che questo nuovo commissario che verrà proseguirà, ecco, sulla linea del sindaco Alecci, cercando di evitare la dichiarazione di dissesto, non tanto perché dobbiamo nascondere colpe delle precedenti amministrazioni, ma proprio perché Soverato non merita un commissariamento, una terna commissariale che sicuramente penalizzerebbe l'intera collettività attraverso varie fasi che ora non sto qui, insomma, a dire, tra l'alienazione dei beni comunali, a un ridimensionamento della pianta organica, ad una mancanza di ascolto totale da parte verso la collettività. Ecco, ricordiamo, prima di passare poi la parola a Teresa, sicuramente avrai qualche domanda, qualche curiosità qualche domanda da porre, ovviamente. E ricordiamo appunto che il sindaco è stato sfiduciato dai 4 consiglieri di minoranza, quindi dall'intera minoranza, e 3 di maggioranza, tra cui il presidente del consiglio, 3 giovani tra l'altro, Teresa, giovani sui quali si punta solitamente, no? In campagna elettorale, poi le elezioni, che hanno comunque preso questa decisione. Ma i mal di pancia, se li vogliamo chiamare così, c'erano già da tempo, perché ovviamente dalle voci che abbiamo sentito sembra che sia stato così un fulmine a ciel sereno, in realtà delle avvisaglie c'erano state. Abbiamo visto il consiglio comunale, l'ultimo consiglio comunale del 30 settembre, però io mi riferisco anche all'approvazione del piano di riequilibrio, quando Emanuele Salatino non solo non approvò, non votò, ma si dimise anche da consigliere di maggioranza. Sì, Gabriele Francavilla. Francavilla. E quindi già comunque qualcosa che non andava si poteva intuire già da tempo. Sì, probabilmente sì, e infatti in questo chiedo subito a Riccio, la curiosità è questa, che penso abbiano tutti, mi è sembrato di capire, quindi di notare che sia in occasione delle dimissioni eclatanti in Consiglio Comunale di Francavilla il 1 settembre, sia il 30 settembre, all'atto addirittura shock della bocciatura del bilancio, voi foste un po' sorpresi, ecco, vi hanno colto un po' di sorpresa, e la stessa sorpresa mi è sembrata di notarla questa mattina, quando alle 9 insomma abbiamo cominciato a recepire e diffondere questa notizia. Quindi a questo punto mi chiedo come mai siete arrivati in consiglio comunale, comunque anche a oggi, senza aver capito, se è mancato il dialogo con queste 3 persone, forse. No, guarda Teresa, io penso che a questa maggioranza
cioè questa maggioranza paga lo scotto della costituzione della lista dell'ultimo momento. Dobbiamo essere franchi e dirci le cose, insomma, questa lista verso il futuro sicuramente è valida sotto certi aspetti, dall'altra parte ci sono stati inserimenti all'ultimo minuto dell'ultimo secondo, per cui sicuramente qualche valutazione su alcuni soggetti non è stata fatta e oggi ci ritroviamo in questa situazione. Cosa è mancato? Sicuramente loro d'altronde dicono che è mancato il coinvolgimento da parte, insomma, da parte del sindaco nei confronti di questi consiglieri. Io dico che l'attività è stata così breve, perché noi ci siamo insediati il 10 di giugno, è finita, siamo al 15 di ottobre, per cui l'attività, ma già da fine settembre l'attività amministrativa era bloccata, abbiamo fatto poco e niente, per cui tutti gli atti sono depositati in segreteria, tutti gli atti di giunta, da lì si può vedere effettivamente che cosa l'amministrazione, ecco, in che cosa è venuta meno l'amministrazione a Lecci nel non coinvolgere queste persone. L'unica azione forte e decisa che il sindaco in prima persona ha portato avanti, ma per una scadenza anche temporale, per cui è venuto anche meno la possibilità di coinvolgere o quantomeno di rendere dotti tutti i consiglieri, perché cioè la scadenza temporale era quasi immediata, è stato sul piano di riequilibrio. Per cui noi entro il 5 di agosto saremmo dovuti andare in Consiglio Comunale per approvare il famoso piano di riequilibrio, per cui per poter fare il piano di riequilibrio dovevi quantomeno avere una contezza della situazione debitoria dell'ente, per cui tutto un lavoro in corsa che il sindaco si è messo sulle spalle, forse qui ha sbagliato, perché avrebbe secondo me dovuto delegare qualcuno e pensare più forse alla politica. Ecco, il discorso poi, la città si è divisa sempre sul piano di riequilibrio o dissesto, ecco, anche i colleghi, insomma, in consiglio comunale, i consiglieri, chi era pro dissesto, chi pro piano di riequilibrio, ma insomma, Soverato ha comunque una situazione economico-finanziaria grave e lo sappiamo da molto tempo. Ma l'elemento, l'elemento di novità, l'elemento di novità rispetto alle gestioni precedenti era il fatto che eravamo riusciti ad ottenere da un finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti, per cui un finanziamento di pari 11 milioni di euro, e quantomeno avevamo quantificato la situazione debitoria dell'ente al 31/12/2012, che era pari a 14 milioni di euro, per cui con un monte debiti di 14 milioni di euro noi abbiamo transato quasi 11 milioni e mezzo, per cui recuperando più di 2 milioni e mezzo di euro di transazione e nello stesso tempo cristallizzando gli interessi passivi, che non dimentichiamo che sarebbero in qualche modo cresciuti. Questa è una scelta rispetto, ripeto, ai precedenti piani di riequilibri fatti da Taverniti, fatti dal commissario Rizzo. L'elemento di novità era questo, l'ottenimento di questa grossa somma di denaro che sicuramente si trasforma in un debito, però un debito spalmato in 30 anni, per cui dà la possibilità all'ente di rialzarsi. Infatti nel nostro piano di riequilibrio noi prevedevamo una alienazione pari a 60.000 euro all'anno, per cui in maniera prudenziale rispetto invece al piano di riequilibrio del commissario che prevedeva quasi 5 milioni di euro nello stesso anno, per cui abbiamo previsto anche dei fondi di svalutazione all'interno del bilancio in maniera molto prudenziale, questo dico io. Allora c'era la possibilità, come c'è tuttora ancora, perché ancora il piano di riequilibrio è in itiner, di evitare il dissesto. Ripeto, quello che a me ha convinto maggiormente ad evitare il dissesto è stato il fatto che tre commissari sicuramente ben pagati e ben retribuiti dalla prefettura, in maniera irrazionale avrebbero depauperato i beni comunali senza una logica. Infatti voglio ricordare che il nostro tecnico esperto, il dottore Campolo, mi riportava sempre
l'esempio di Scilla. Scilla, che è una città bellissima, un paese bellissimo della provincia di Reggio Calabria, che si trova in fase di dissesto, che è quasi nelle mani dei russi, cioè tutti i terreni più belli della zona di Scilla sono stati svenduti. Ecco, allora, ecco, pensiamo cosa potrebbe succedere al Soverato. Sì, io mi chiedo se la questione è ancora questa, è stata questa. È un po' strano che i tre giovani consiglieri dimissionari non la conoscessero già grosso modo al momento di candidarsi con Riccio, con gli altri Mancini Boys, che le casse non fossero floride, poi è un'analisi che si potrà leggere domani sul Garantista. E che il piano di riequilibrio fosse molto complicato, era chiaramente cosa assodata, con la bocciatura anche in appello, e per cui mi chiedo, ma questo andrebbe chiesto probabilmente a loro, le vere motivazioni. Siamo alle motivazioni economiche, ma ecco, poi nel tempo, in 3 mesi, cosa è cambiato rispetto a degli assunti sulla base dei quali loro hanno si sono candidati, hanno fatto campagna elettorale, si sono insediati. In realtà io ho già chiesto a uno di loro, mi è stato risposto che comunque c'erano queste perplessità, ma c'era Ernesto Alecci a fare da garante. Ma Ernesto... Quindi probabilmente poi forse si è rotto il rapporto con il sindaco per motivi svariati, che adesso ci sono anche molti rumors sui qua, noi siamo alle motivazioni ufficiali, ma guarda, si fanno molte ipotesi. Teresa, se tu vedi il nostro programma elettorale, il sindaco Ernesto Alecci è stato chiaro sin dall'inizio, non ha detto a tutti i costi il piano di riequilibrio. Vediamo, se ci sono le condizioni per poter evitare il dissesto, portiamo avanti la linea del piano di riequilibrio, se no alla fine dichiareremo il dissesto. Cioè il dissesto non è che era stato messo da parte, l'ipotesi di dissesto, è mancato il dialogo tra i consiglieri e il sindaco. Io penso che... Anche in questi giorni, no? Anche in questi giorni. C'è. Io penso che, ecco, secondo me, buttare un'amministrazione così, buttare una città in questo modo, per delle motivazioni che sicuramente si sarebbero comunque potute chiarire con un confronto serrato all'interno della maggioranza, mi sembra esagerato. Io invece ritengo incomprensibile l'atteggiamento di alcuni consiglieri di minoranza come Antonello Gagliardi, che fino a luglio è stato coinvolto da Ernesto Alecci per quanto riguarda l'ipotesi bilancio, piano di equilibrio, l'ipotesi di sesto. Spesso e volentieri in consiglio comunale ripeteva, qui potremmo anche prendere... Però nelle motivazioni si fa riferimento al bilancio preventivo. Si ripeteva l'impegno personale del sindaco, e poi sfiduciarlo così senza una vera motivazione, che poi sul bilancio di previsione, cosa vogliamo dire? Questo era un bilancio di previsione del commissario, cioè per cui tant'è, noi eravamo, si può dire, quasi obbligati ad approvare. Noi abbiamo lavorato in 12esimi fino all'ultimo, su un bilancio non nostro, un bilancio così stremenzito che si parla soltanto di servizi essenziali e di situazioni diciamo limitatamente relative alla gestione dell'ente, che era molto riduttivo. Qui non capisco, ecco, questo atteggiamento. Comunque Soverato sicuramente adesso arriverà un nuovo commissario. Ecco, proprio a questo mi volevo agganciare, perché tanti meccanismi cittadini, chi ci ascolta non li comprende ovviamente. Adesso i cittadini sanno che è caduta nuovamente un'amministrazione, un consiglio comunale, e che arriverà il commissario, si andrà a nuove elezioni, e che quindi la città, come dicevamo in apertura, comunque che soffre da tempo. Ecco, ascoltando anche un po' per strada i vari commercianti, le varie persone, sono tutti molto arrabbiati anche da quanto è accaduto, Teresa, perché comunque dicono la città ripiomba nel caos, ripiomba già in una crisi che già mordeva tutte le categorie. Sì, beh, adesso ci sono i capannelli sul corso e le bacheche di Facebook. Sì, possiamo leggere davvero tantissimi, tantissimi commenti, questo, ecco. Ma ecco, una curiosità così... Sì, intanto leggera. La curiosità è se vi ricandiderete.
Ma ancora è presto, ancora è presto per, in questo momento sinceramente no, voglio soltanto di tornarmene a casa, stare tranquillo con la mia famiglia e basta. Il qualcuno resto, già fa l'ipotesi, insomma, che il sindaco si possa ricandidare? Ma il resto sicuramente potrà anche tenere in considerazione questa possibilità, perché, ripeto, rispetto alla volta precedente, situazioni diverse e uomini diversi. Ernesto ha dimostrato grande capacità di ascolto rispetto al precedente sindaco, che invece era completamente avulso al ruolo di sindaco. Ricordo le furibonde liti con i preti, con il parroco di allora Don Tobia. Un giorno ricordo anche che lui voleva abbandonare persino la processione, cioè cose assurde. Mai un comune ha litigato con la Chiesa. Ecco, con l'amministrazione di Tavernite è successo di più. Ernesto queste cose non le ha fatte. Ernesto aveva ha una grande virtù, la virtù dell'ascolto, ha ascoltato sempre tutti, la sua porta è stata sempre aperta, e non riesco a capire perché questi consiglieri comunali oggi si sono svegliati e hanno agito in questo modo. Ecco, però una domanda un pochino cattivella io la farei, nel senso che, visto che lei ci ha riportato indietro nel tempo, all'amministrazione Taverniti, quando anche lei ricopriva lì la carica di vice sindaco, ecco, ricordiamo nel 2012, ritorniamo quindi ai conti, quei conti che non tornano evidentemente, si parlava di un avanzo di circa di un avanzo di amministrazione, ora non ricordo esattamente la cifra. 1300-1500 euro. Adesso parliamo di svariati, di un disavanzo di svariati milioni. Allora, no, dove sta la verità? Il disavanzo dell'amministrazione è di 2 milioni e 300 mila euro rispetto, diciamo, all'avanzo di amministrazione, però tra quel consuntivo che lei sta riferendo e il consuntivo invece fatto approvato dal commissario prefettizio, c'è stato un riaccertamento dei residui. Sa benissimo che l'avanzo di amministrazione nasce da una differenza tra residui attivi e residui passivi. Ecco, per cui se c'è stato un riaccertamento di alcuni residui, e riaccertamento si ha in minus quando effettivamente perdono le caratteristiche di liquidità, di esigibilità, ma adesso non voglio dare lezioni, però ecco, devo spiegare in linea di massima. Significa che precedentemente nel 2012 questo riaccertamento non era stato fatto. Per cui è un gioco contabile, ha creato questo avanzo di amministrazione. Beh, se vogliamo descrivere così, riassumere anche brevemente la giornata odierna? No, per me personalmente è stata una giornata negativa per altri aspetti personali, però diciamo si è conclusa con questa brutta notizia. Però ahimè, andiamo avanti. Ovviamente lei è stato a contatto col sindaco, avrà sentito il sindaco. Sì, ecco, sì, non sì, so sì. Se ci può riferire. Vabbè, Ernesto in questo momento è un po' giù, è triste, è giusto insomma che sia così. Però tutti quanti gli stiamo dicendo di andare avanti e di voltare. Sta ricevendo messaggi parecchi. Oggi per esempio io non me l'aspettavo, per questo dico la differenza, perché io ho notato sia quella situazione precedente negli anni passati che questa. Oggi per esempio in comune sono salite delle persone, si sono messe a piangere, persone lontane mille miglia dalla politica, per cui semplici cittadini che in qualche modo erano vicini al sindaco, e questo mi ha veramente sorpreso, perché non era mai successo questo. Ripeto, la politica poi è una parentesi per tutti, non è che diciamo è l'obiettivo principale, però ecco, sicuramente Ernesto avrà tempo adesso per pensare alla sua famiglia e poi per pensare anche a un'eventuale ricandidatura. Ecco, pensate nei prossimi giorni comunque di comunicare ai cittadini? Sicuramente Ernesto farà una conferenza stampa da qui a breve, non si so attende, quando. Però attendiamo la minoranza che ci dica. Sappiamo anche che la minoranza, anche nei prossimi giorni, la minoranza, anche insomma coloro che. Tutti sì, i dimissionari. Sì. I sette, quindi. Attendiamo la conferenza stampa congiunta in cui spiegheranno meglio le motivazioni, si offriranno alle domande della stampa. Sicuramente ci sarà una conferenza stampa da parte sicuramente della minoranza, lì spiegheranno dei dimissionari, no? Sì, perché a quanto abbiamo capito è congiunto. Ecco, minoranza e dimissionari più e lì spiegheranno le varie motivazioni che li hanno spinti a togliere la fiducia all'amministrazione Alecci.
Sicuramente Alecci rifarà anche lui una conferenza stampa, sinceramente non lo so quando, questo è da chiederlo a lui direttamente. Però in questo momento forse è meglio, ecco, che stacca la spina e pensa un po' alla sua famiglia. Dei tre consiglieri, chi l'ha sorpreso di più? Ma sinceramente, dei tre consiglieri mi ha sorpreso di più Emanuele Salatino. Quindi il presidente del Consiglio. Mi ha sorpreso di più, perché sembrava un ragazzo, in qualche modo, ecco, io ho avuto dei contatti con lui, rimane sempre un bravo ragazzo, ci mancherebbe, non è questo il discorso, però... Ecco, pensavo che con lui si potesse ragionare. Fai la battuta. Un'altra notte rosa sotto un commissariamento. Ah, ecco perché. Sì. Sotto commissariamento speriamo Rizzo. Ma io personalmente mi auguro di no, visto quello che sono tranquillamente, lo dichiaro, perché insomma. La città è divisa tra pro e contro. Anche perché sinceramente il commissario Rizzo non è che abbia combinato nulla di buono per la città di Soverato. Quindi, vabbè, secondo alcune opinioni, secondo la mia sicuramente. Alle elezioni, ha assicurato i servizi essenziali, insomma, quantomeno, sì, sicuramente si sarà comprato qualche... Ha tagliato anche iPad. Molti servizi essenziali, come l'asilo nido. Sì, però insomma, compatibilmente con le entrate dell'ente. Comunque, è possibile che la commissaria Rizzo, no, adesso è solo per chiudere con un leggerezza, torni per la notte rosa, ma stiamo scherzando ovviamente... E allora aspettiamo di capire meglio che cosa è successo. Nei prossimi giorni continueranno, no? Le analisi, gli articoli. Esatto. Già da domani, insomma, da. Sì, ricordando che le motivazioni ufficiali, forse non le abbiamo ancora detto, attengono al bilancio preventivo non congruo, indicazioni della Corte dei Conti non rispettate e a mancato coinvolgimento nella redazione. Il mancato coinvolgimento. Quel mancato coinvolgimento che lei ha sempre poi. Giusto per terminare veramente in bellezza, quel mancato coinvolgimento che lei ha sempre criticato quando faceva parte dell'amministrazione. Ma io ho criticato l'amministrazione Taverniti per il mancato coinvolgimento, perché effettivamente il sindaco Taverniti, a parte il fatto che aveva confuso il ruolo tra sindaco e ingegnere del comune di Soverato, per ovvi motivi, ma non è questo il problema. Il problema è che lui effettivamente non coinvolgeva la giunta. Completamente ignara su tutte le azioni amministrative, e infatti i risultati si sono visti dalle ultime dichiarazioni stampa. Comunque adesso ritorniamo appunto nel nostro presente, seppur non troppo rosa, anzi nero assolutamente da tutti i punti di vista, anche con questa tegola proprio finale odierna per quanto riguarda la sfiducia appunto dell'amministrazione Alecci. Quindi chiudiamo qui, terminiamo qui. Io ringrazio davvero, perché so che tra l'altro deve anche andare la Salvatore Riccio, quindi ex vice sindaco. Io ringrazio davvero per aver accettato l'invito anche Teresa Pittelli. Quindi domani sul Garantista leggeremo. Possiamo anticipare poco, ovviamente. Sì, un'analisi con qualche retroscena di quello che è successo oggi. Bene, io restituisco la linea, ovviamente anche noi ci occuperemo nei prossimi giorni, quindi sugli sviluppi di questa vicenda con le varie conferenze stampa, sulle analisi, magari ascoltando anche, perché no, la voce dei cittadini, perché che sono sempre loro i diretti interessati o comunque quelli che ne pagano poi le spese di tutto quello che succede, di una cattiva, di qualsiasi cosa che non vada a livello amministrativo, ovviamente poi i cittadini pagano le spese appunto. E io allora noi terminiamo qui, perché comunque siamo arrivati anche al termine del 60 News, e ringrazio Giuseppe Mazzaferro, che è dall'altra parte dello studio a Roccella Ionica, per il collegamento. Ringraziamo i telespettatori e ci rivediamo per i prossimi aggiornamenti. Grazie a tutti voi, buona serata.